Poil. In terza posizione Roberto Cantarini. Dov'è Roberto? Che ha veramente fatto i salti mortali con il suo foil qua per arrivare sul podio. Poi ha preso anche qualche bella cricca, però alla fine ce l'ha fatta, bravissimo, bravo Roberto. Premia Rossella, l'assessore. Detto lupo, esatto, brava, vedi, ti è già giunto all'orecchio che ha detto lupo. Poi e qui appunto quello che stavo dicendo prima, mettendo in fila una bella serie di maschietti, in seconda posizione Anna Gaggiolini. Col foil, sì, cammina come un treno la ragazza col foil. Sindaco premia Anna. E poi il vincitore della categoria Slalom Foil, che ovviamente ha dimostrato una grande supremazia, però lui stesso abita in Sardegna, si allena molto, era molto preparato. Un applauso, Giorgio Giorgi! Anche Giorgio parecchi anni insomma che sta sulle scene, però gli piace lo Slalom Foil, insomma. Bravo! Premiato da Rossella con il trofeo, appunto, città di Geste. Giorgio, la birra. Ok. E poi... E poi c'è il trofeo femminile città di Vieste che va ad Anna Biagiolini. Brava Anna, altro trofeo. Allora adesso poi... Ok. Allora... Ok. Vorremmo dare una medaglia ai nostri giudici, venite per favore, che insomma si sono fatto 4 giorni in barca. Che abbiamo una medaglia. Ecco, vi premia come sempre l'assessore Rossella. Allora passiamo alla premiazione della categoria senior. In terza posizione Alessandro Mariotti. Alessandro, vieni. Alessandro Mariotti, poi Roberto Cantarini e Malte Reuscher. Sono i tre senior, che devo dire dai 35 in su. Giù magari. Allora, primo è Malte, secondo è Roberto Cantarini e terzo è Alessandro Mariotti. Dai, venite, non siete timidi. Ok. Vai, ancora l'assessore. Malte primo, secondo Roberto e terzo Alessandro. Un applauso qui per i nostri senior. In selezione e Eugenio Prestopino, poi Giorgio Giorgi seconda e Andrea Rosati in prima. Perciò Eugenio Prestopino, Giorgio Giorgi e Andrea Rosati. Dai, quelli più esperti, si dice così. Andrea è primo, Andrea, sì. Giorgio è secondo e terzo Eugenio. Eugenio, che poi Eugenio, se non sbaglio, mi hai detto prima regata, insomma, subito, e vai subito di medaglia. Subito al podio, vedi? Ok, rimangono 2 categorie da premiare. Gran Massimo, ci sei?
Dai Graziano, poi seconda posizione Marco Manzaroli e il vincitore da Napoli Carlo Lignola. Sì, allora terzo, dai ragazzi, dai giovanotti. Sì, Carlo è terzo e Graziano, secondo Marco e primo Carlo. Vai, grande il Catrega. Perché lui è di Milano, insomma, perciò. Secondo, secondo. Secondo Marco. Però forse per peso primo. Ok, e Carlo Lignola, appunto, il nostro rappresentante campano. Ok, adesso. Allora, per ultimo, ma non come ordine di importanza, sono i nostri juniores, che sono quelli appunto che sono il futuro del nostro sport e ce l'hanno dimostrato. In seconda posizione Michele Bonsanto. E il vincitore, che già l'abbiamo visto sul podio, il terzo classificato della classifica assoluta, Michele Laurenza. Lui è il secondo, perché sono solo due super giovani, Carlo. E ovviamente, diciamo, lui comunque gli ho consigliato che deve mangiare qualche pizza, qualche panina a mare qua, perché deve mettere su qualche chiletto ancora, è ancora un po' secco. Allora, Alcone, grazie mille a tutti, grazie a tutti gli atleti che sono venuti e veramente complimenti per questo bellissimo posto che vi è.